Signorina Annunziata? Chi mi ha parlato? Io. Chi è che ha messo i libri gialli nell'armadio del mio ufficio? È stata lei? Certo. Così li hai sotto mano e potrai studiarli a tuo piacere. Primis, bisogna entrare in questa villa per indagare, scrutare, spiare. E veramente un sistema ci sarebbe. Profetico suggerimento, e quale? Questo. Dato se il mio licenziamento è quello di mia moglie, che era la cuoca, adesso alla villa hanno bisogno di una cuoca e di un domestico di rimpiazzo, tanto è vero che hanno già messo l'annuncio sul giornale. Fate vedere. Ecco qua, è già segnato in rosso. Preco. Signori, c'è un ufficiale dell'altra guerra. Che stai dicendo? Un ufficiale con la mandolina e la sciabola. E saranno tornate di moda? No, poi sta parlando del piave e del sabotino. Pure mio fratello ne parlava spesso. Sì, ma vostro fratello era vecchio, questa è giovane, giovanissimo. Com'è possibile? Se ha fatto l'altra guerra, deve essere almeno di mezza età, come me. E chi può essere? Oh, lo vedete? Che la cosa non è chiara. Signorina, che vi dice il vostro fiuto? Che puzza! Sant'Antonio di Abate, che aspettasse, si sta bruciando un capretto. Mi hai visto? Tutto per colpa tua, chiacchierone. Esci, pargoletto innocente. E adesso chi li sente? Sono io la responsabile. E mo che si mangiano? Complimenti. A me? Abbiamo mangiato veramente bene. Vi ho fatto chiamare per congratularmi. Grazie, mi dispiace soltanto che la minestra sapeva di fumo. Io sono abituato al fumo. Purtroppo anche la rossa era bruciata. L'odore di carne bruciata non mi dà più fastidio da un pezzo. Io stesso, lo stesso. Scusi, ma lei è ufficiale dei lanciafiamme? No, ma posso dire che alle fiamme ci sto in mezzo. Ufficiale dei pompieri? Neanche. Non servono proprio i pompieri dove io vivo. Ma cosa dici, Agenore? Tu vivi? Si fa per dire. Ah, 41 e mezzo. Quasi 42. È la prima volta che vedo un asino con la febbre da cavallo. Per carità, andiamo via. Niente affatto, ce ne andremo soltanto quando avrò fatto luce sul mistero. Il padrone! Padrone? Sì, è stato assassinato! Assassinato! Buonanotte, è morta anche questa? No, è soltanto svenuta. Signorina, se scappiamo. Beh, sei matto. Soccorri questa paperina. Io corro su a esaminare il cadavere. Che la faccia questa? Che le faccio? Su, falla rinvenire. Sali. È una parola. Signora? Signora? Sveglia! Signora? I sali. Oh, aceto. Sì, è meglio l'aceto. Meno male, è rinvenuta. Ah, sì, ma perché sono svenuta? No, niente, perché è stato assassinato vostro marito. E chi ti ha fatto fare sta schifezza di commedia? Il marito della sua figlioccia, il signor Riccardo. Puzzolente. Pronto? Ah, è lei? Sì, Riccarduccio mio, sono io. Qui succedono cose terribili. È la fine del mondo. Il giorno del giudizio, l'apocalisse. Io sto morendo dalla paura. Vieni subito, per carità, vieni. Ma come? A quest'ora? Ma non è possibile. Guai a te se non vieni. Dirò a tua moglie che mi hai abbandonata nell'ora del periglio. Vengo subito. Oh, che felicità, lo vecchio se ne va proprio. Ehi, ma dove vai a quest'ora? Da un cliente, un caso molto importante. Ma è mezzanotte. Mezzanotte, appunto, l'ora del delitto del periglio. Riccardo, ma stai parlando come la madrina. Io, ci mancherebbe altro. Accidenti. Che c'è? Ma tipo, questa villa è tua. In primo luogo non tollero che mi si dia del tu. È una cosa che permetto solamente ai miei pari e voi due siete inferiori. Va bene? In secondo luogo la villa è mia, perché non ti piace? E altro che, ma dico, con una villa così bella lei fa il ladro come noi. Intanto non sono un ladro come voi. Voi siete due rubagalline e io sono quello che sono. Queste ville poi rappresentano una passività, costano care, manutenzione, servitù, tasse. Se non rubi, come ce l'hai la villa? Già. Però io so 15 anni che rubo, non c'ho manco un bistanzi al Tiburtino. Eccola. Chi è? Sono io, signorina, Riccardo. Riccardo, sì, finalmente sei venuto a salvarci. Che paura! Perché? Che è successo, signorina? Su. Tutto. In questa casa dannata succede tutto.
morti che spariscono, fantasmi, cadaveri delle armate. Che paura, mamma mia, che paura. Ma delle armate? Che paura, che paura. Dei comoni, dei comodini. Dei comodini, ma cosa dice questo? I cadaveri piccoli, 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 così. Basta, basta, non voglio fare più la polizia. Glielo dicevo io che non sono cose per signorine. E avevi ragione. Ah, se ti avessi dato ascolto. Beh, sempre in tempo, no? Certo. Voglio tornare a casa mia, sì, voglio partire per Marano. Oh, brava, questa è una saggia decisione. Partiremo domattina col primo treno. Benone, d'accordo. E io domattina vi vengo a prendere? E vuoi lasciarci soli qua stanotte? No, 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 Riccardo, te ne supplico. Va bene, ma come faccio? La villa non è mica mia. Vai dai padroni a chiedergli permesso. Ma a quest'ora dormono. E tu li svegli, sono tanto gentili, gentilissimi, non si rifiuteranno. Va bene, ci proverò. Stare tranquilla, ci penso io. Bravo. Proverò, speriamo. Sì, Riccardo, paura, ma... E adesso? Aspetta. Oh, cavaliere, scusi. Su, forza. Piano, piano. Abbassati là. Ecco. Piano. Metti giù. E che roba è questa? Ah, accidenti. Mi ha quasi messo paura. A me senza quasi. Beh, ma adesso è inutile insistere con gli scherzi, no? È quello che dico anch'io. Come quello che dico anch'io? Non l'ho mica messo io qua, sa? Ma nemmeno io l'ho messo. E allora chi è stato? Ma se non siamo stati noi, sarà stato il custode, Gaetano. Gaetano il custode? E dov'è adesso? A letto, penso. Vabbè, ma basta, è ora di smettere, inutile insistere. La vecchia ormai si è calmata, ha deciso di andarsene, inutile infierire con questi scherzi macabri, Vuole che andiamo da Gaetano? Sarà meglio. Sì, però se non le dispiace, vorrei togliere questo coso di mezzo. No, si figuri. Non vorrei che lo vedesse quella poveretta, dopo quello che ha passato stanotte. Vede questa cosa qui, le piglio un colpo. Le dispiace se lo portiamo via. No, no, e dove lo portiamo? Dove lo portiamo, non so. Cosa c'è di là? La cantina. La cantina. Ecco, portiamolo in cantina. Piano, su, coraggio. Forza. Forza. Ecco. Bravo, così. Piano, piano. Che c'è? È già l'ora. Il sarcofago. Beh, che ha fatto il sarcofago? Avanti, sveglia, e anche tu, tirati su. Siete i soliti sfaticati. È inutile, di voi due uno non si può fidare. Ma dico io, con tanti ladri disoccupati che ci sono, io proprio in voi dovevo andare a incappare. Siete degli ingrati. Ma perché? Cosa abbiamo fatto? Vi ho detto di riportare su il sarcofago e voi invece ve ne siete lavati le mani. Ma no, al contrario. Abbiamo portato su il sarcofago, ma le mani mica se siamo lavate. Dove lo dobbiamo portare? Nell'atrio. Ah. A te, su. Piano. Oh. Piano. Su. Te stesso, avanti, avanti, ancora. Ecco, adesso vieni qua che te ne metto un'altra. Oddio, c'è qualcuno che mi trattiene, signorina. Ah, cretino, è la benda attaccata al letto. Ma andiamo, su, ritorna a dormire, riposa. Fossi matta, io da sola in camera non ci resto. Ma non temere, ci sono io. Ma che cosa fate? Rovinate mia moglie. Presto, datemi una mano, portiamola di là, in cucina. Andiamo in cucina, presto. Ai, proprio sui glu. Rida
dai, che ride all'ultimo. Di spada per il scelto, di spada per il scelto. Vabbè, vi siete fatti spaventare da un coniglio, eccolo te. Vi ho fatto paura, eh? Sogliti, Petruccio, sei stato bravo. E così volevi liquidarmi, novello Caino. Io ti volevo aiutare e tu mi volevi far morire di paura. Ma faremo i conti dopo, a casa. A casa? Tu hai sposato Menas, bucato dall'inferno. Ma ci pensi a quello che mi ha fatto? Perdonatemi, signorina, io volevo farvi soltanto uno scherzo. Scherzo? Con quello che mi ha combinato me lo chiama scherzo. Povera madrina, ho sentito. I fantasmi, i cadaveri, l'impiccato, il sarcofago. No, col sarcofago io non c'entro, te lo giuro, Silvia. Questo è vero. Il sarcofago l'ha portato da fuori il padrone della villa. Ah, a proposito del padrone della villa, io non capisco. Questo signore torna dal lungo viaggio, stanco, affaticato, e invece di mettersi a letto, si mette a trascinare un sarcofago per la casa nel cuore della notte. Beh, sì, effettivamente è un po' strano. Qui, gatta cicova. Ragazzi, bisogna scoprire il mistero. Per carità, signorina, non ricominciamo, eh? Silenzio tu, non ti ho ancora perdonato, eh? Guarda un po' che magnifica combinazione. L'inaugurazione della mostra di oreficeria preziosa dell'antico Egitto al Palazzo dell'Esposizione. Egitto, ci sono, la mummia vivente. Sveglia, sveglia. Per adesso lasciatelo qui. Poi ecco. Sentiremo dove bisogna metterlo. Da che parte si esce? Da dove siete entrati? E chi ha visto niente con sto peso sulle spalle? E qua, venite con me. Corri, corri! Ho capito, signor. Perdere, andiamo via! Oh, Riccardo! Che è successo? Chi è stato? Ah, è lui! È ciappato! Prendetela! Serpente! Acciuffiamola! Ho paura! Come? Inseguite quella moto con la macchina, inseguiamo tutti, presto, inseguite! Madrina, si è fatta male? Domandatelo a lui piuttosto. Riccardo, perquisisci quest'uomo. M'ha rovinato tutto, m'ha rovinato, c'ho le dicole a pezzi, c'ho! Signorina, lei è la più grande poliziotta di tutto il mondo, dovrebbe stare a Scotland Yard. È a Scotland Yard che doveva stare, almeno non ficcava il naso negli affari miei. Impicciona. Ecco gli angeli custodi. Li abbiamo preso, ed è mondo Natale, eh? Ma che Natale, a me m'ha fregato la Befana.